Ciao a tutti amici, oggi vi parlerò della nuova friggitrice ad aria Cosori Dual Blase. Vi faccio capire il motivo perché si chiama Dual Blase. Praticamente all'interno della friggitrice ad aria troveremo due resistenze, quindi un'ottima cosa che tutti aspettavamo da tempo. All'interno della scatola troviamo la griglia, che sarebbe questa. Eccola qui, un ricettario, ve lo faccio vedere, e il libretto di istruzioni. Eccoli. Ed ecco il pezzo forte, la friggitrice ad aria si presenta così. È bellissima. Togliamo questo. Vi faccio vedere la grandezza. Eccola qui. Ecco l'interno del cassetto, si presenta così, mettiamo la griglia, si applica con un semplice gesto e vi faccio vedere la particolarità, praticamente ha due resistenze, quella sotto e quella sopra, un attimo che vi faccio vedere, eccola qua. Quindi la cottura dei vostri cibi sarà più uniforme, ha una capacità di 6 litri e 4. Potete fare fino a 1,8 kg di patatine e 2,5 kg di pollo intero. C'è un'applicazione dedicata, come potete vedere, quindi potete utilizzare il telefono per le impostazioni o per le cotture della friggitrice ad aria. Vi faccio vedere le varie funzioni, quindi pollo, poi abbiamo bistecca, pesce, verdure, patatine fritte, cibi surgelati, friggitrice ad aria, riscaldare, arrostire, tenere a caldo. Le ricette sono scritte sia in inglese, tedesco, francese, spagnolo e italiano. In questo caso io ho preso la sezione italiana e ce ne sono davvero tantissime. Pollo, primi, secondi, contorni, insomma, di tutto e di più, verdure. Allora, come primo utilizzo farò delle patatine che avevo a casa. Mettiamo nel cestello. E siamo pronti per la cottura. Quindi mettiamo il programma patatine, quindi fries, e andiamo avanti per la cottura. Come potete vedere è super silenziosa. Ottimo. Ovviamente potete mettere in pausa la friggitrice ad aria con questo tasto. Andiamo a vedere, ecco il risultato, ragazzi. Sono belle croccanti. Io l'assaggio una, ma senza sale. Buone! Adesso facciamo un po' di salsiccia. Come vi ho già detto, io questo avevo a casa. Devo andare a fare la spesa. È una dimostrazione. Andiamo a provare la modalità per arrostire. Allora, penso proprio che ci siamo, vediamo com'è la cottura. Perfetta secondo me. Io la vedo cotta, altrimenti poi viene troppo cotta. Comunque la cottura è a gusti, quindi aumentate o diminuite i tempi di cottura. Per finire posso dire che la differenza c'è rispetto a una classica friggitrice ad aria a cassetto. Avendo appunto la doppia resistenza, il cibo viene ben cotto anche sotto senza girare l'alimento. Quindi io la consiglio. A breve farò anche altre ricette e vi farò sapere se ne vale veramente la pena.